E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Hearthstone. Oggi signori facciamo un duello ragazzi, che è la prima volta che ne porto uno sul canale. Allora ragazzi, dovete sapere che i duelli sono una modalità che praticamente voi con un mazzo di 16 carte, o meglio 15 più un tesoro peculiare di ogni classe che vedremo poi, con cui partite all'inizio dovete progredire in una scala, in una run, dove avete 3 vite, ovvero avete la possibilità di perdere massimo 2 volte, alla terza la run è finita e dovete ricominciare da capo. Il massimo di vittorie è 12, ovviamente è difficile arrivarci, non è che ci arriviamo così, ed è come Battlegrounds che più facciamo vittorie, giochiamo bene e robe, più ci danno punteggi, robe. Insomma, MMR se così vogliamo, per matcharci contro persone che sono più capaci. Come potete vedere, questo è il punteggio che ho in amichevole. Ultimamente, diciamo che sto facendo più duelli amichevoli perché i duelli eroici richiedono 150 gold per entrare. Sono quelli che ti danno ricompense, gli eroici. Gli amichevoli non ti danno ricompense, però gli amichevoli sono gratuiti e per divertirsi o per farmare missioni, esperienza, robe. Consiglio l'amichevole, consiglio l'eroica solo quando avete tanti gold da spendere e volete provare a fare una bella run e vi sentite davvero fortunati, perché nei duelli conta tanto la fortuna, quindi se farò 0 vittorie sapete il motivo. Faremo un duello amichevole perché per il video non voglio fare duelli eroici perché non so se è un caso, ma nei duelli eroici ho notato che tendenzialmente si ha più sfiga. Potrebbe essere una roba che ho io in testa, però non lo so. Allora, ragazzi, queste sono le scelte che ci vengono proposte come classe da usare all'inizio di ogni duello. Io direi di andare, visto che una run con Demon Hunter l'ho fatta ieri, ho fatto 12 vittorie e 0 sconfitte, che è il mio record. Non ho mai fatto meglio di così, però avevo dei tesori leggermente forti. Andiamo per Omu, perché comunque druido è solido. Prete e Locke non mi piacciono per niente, sono tanto tanto basati sul culo, sul tesoro che vi esce. Perché io incontro tanti preti broken, ma perché trovano il tesoro forte. Quando l'ho giocato io non l'ho mai trovato, per cui io direi di andare per druido. Ovviamente possiamo scegliere tra 3 diversi poteri eroe. C'è chi gioca un big druid strano con questo potere eroe, però è un po' lento. Secondo me la versione token è molto più solida e quindi direi di andare per questo. Ovviamente il tesoro peculiare se ne può scegliere tra 6. Io direi di andare a vedere l'intuitore del guardiano, che è quello molto più, è quello più solido di tutti. Allora ragazzi, come lista di partenza ho scelto questa, che è molto basata sullo spaccarsi i propri minion, che tecnicamente hanno un rantolo di morte o che comunque sono deboli, per evocare due Trent 2-2 in campo a 2 mana. Questo grazie al nostro potere eroe. Ovviamente il nostro potere eroe può bersagliare, mai si sa, anche minion avversari. Nel caso ci mettono tipo dei 20-20, noi lo distruggiamo ed evochiamo un 2-2-2 dal suo lato del campo, che comunque è una cosa molto forte. Quindi direi di confermare questa lista e andare a vedere se abbiamo sfiga o se riusciamo a trovare tesori molto buoni. Uno shaman che senza dubbio. Vorrei togliere. Ok, va bene. Perfetto, uno shaman che, per chi non lo sa, il suo potere eroe non gli permette di overloadarsi, ovvero è un passivo che dice che non ti puoi sovraccaricare. Quindi io direi di andare a droppare l'uovo runico, sperando che lui non abbia missili devolutivi, ma anche se dovesse averli non è un problema perché ci faccio comunque potere eroe. Lui va Bicoin con il pugnale runico, che immagino non attacchi esattamente. Quindi andiamo a distruggerci l'uovo per pescare una carta ed evocare 2-2-2 in campo. Peschiamo Infestazione Adorabile. Lui non fa assolutamente nulla. E quindi noi facciamo la giocata che ho detto, ovvero fuoco fatuo, potere eroe sul fuoco fatuo. Infestazione Adorabile. E andiamo a smorcare questi 5 danni, che non fanno male. Facciamo Innervate questo. Questo mi sa che è Lightning Storm, perfetto, quindi ci ha tradato tutto, ci sta, lui è un mezzo control all'inizio. E questo riempie la board, quindi non è malissimo, anche se
Forse ramo grigio, no, ramo grigio non è buono in questo spot perché non ho minion da accompagnarli. Sì, direi di evocare 4-32-2 in modo da... potevo fare innervate per evocarne uno in più, però tanto mi punisce lo stesso, che va bene. Fulmine inforcuto, perfetto, ottimo, grande. Ok, in realtà va bene questa cosa, perché noi comunque facciamo questo. Per andare poi a tradarli questi. Siamo comunque sopra di board, se lui dovesse avere un'altra tempesta di fulmini è GG. Ok, lui fa dardo fulminante. Rada con la faccia. Per fare missili devolutivi, va bene, ce li aveva quindi. Il 3-2 non è male, però lui fa schianto del tuono che lo gioca di main. Quindi, complimenti a lui. Ed è riuscito ancora una volta a contestarci tutto. Perfetto. Quindi andiamo face. Anzi, facciamo uovo. Facciamo hero power sul nostro uovo. Andiamo a fare cucciolo di Marsul. Innervate. Baffiamo tutto. Potevo aspettare a buffare tutti, nel senso che ho missato un danno. Potevo attaccare dopo con questo, ho missato un danno, ma comunque la board è fine, è solida. Ok, perfetto, abbiamo vinto, ragazzi. Comunque, questa partita di solito la prima il druida la vince, esclusi i casi in cui, tipo, per esempio, sei contro Paladino, che è il top tier del meta. E qui ci viene proposto il primo passivo per noi. E diciamo che non sono dei passivi che ci interessano. Perché flusso arcano è esclusivamente per mage. Tonaca dell'apprendista è per mage e prete. O per lock se proprio volete. Zaino razzo mi sa che è l'unico prendibile qua. Però anch'esso non è che sia proprio bellissimo. Perché noi evochiamo robe che non vogliamo, con cui non vogliamo tradare. Escluso forse ramo grigio. Comunque qui è sempre zaino razzo per esclusione di colpi. Ci abbiamo questo pacchetto, rinforzi 30, arborista e tauren. Io direi di prendere questi che sono più inerenti al nostro mazzo e vedere un po' come va. Ok ragazzi, siamo contro sciamano con un altro potere eroe. Praticamente questo costa 2 e gli dice che se è sovraccaricato praticamente evoca un totem non base, altrimenti evoca un totem base come potere eroe della standard, diciamo. E l'avversario ha esattamente il tesoro che ci countera. Perfetto, ragazzi. Quindi non possiamo fare assolutamente niente. Non possiamo fare assolutamente niente, ragazzi, perché il primo servitore che noi giochiamo subisce un danno. Uno di vita, uno di vita. Non possiamo fare niente. Credo che abbiamo automaticamente perso questa partita, ragazzi, perché a meno che non pesco adesso un uovo runico, essendo che materialmente non possiamo fare nulla per Metreward. Lui c'ha totem dell'inganno che si autodistrugge, quindi a noi va più che bene. Noi possiamo fare coin innervate, ma arriviamo a 4 mana, quindi a questo punto aspettiamo il turno dopo. Perché se proprio non abbiamo niente da fare... Lui fa sguardo lontano perché può permetterselo. E noi peschiamo Intuito del Guardiano, che è sicuramente una carta molto forte. Con cui possiamo riempire board. E quindi lo facciamo. E invece no. Totem fluttuante. Alla fine del turno li evolve. Ed evolve in un 3-5. Che non è la cosa migliore per lui. Io direi di andare a fare manifestazione adorabile. Poi Innervate, coin e spella 5. Direi che siamo messi molto bene, ragazzi. Siamo partiti molto male perché lui aveva il tesoro che esattamente ci counterava farfuglietto e fuoco fato, anche perché se no farfuglietto sarebbe stato veramente GG nel turno 1. Però lui questa roba ce la deve contestare. Ora, potrebbe dargli un taunt. Ecco, questo era veramente l'unico modo in cui lo sorgeva. Però rimane un 5-1 che deve comunque togliere. E gli esce il Gran Totem Occhior e quindi non credo lui vada a tradare. Credo vada semplicemente faccia. No, invece tradare. Allora non ho capito. Ok. Ok, quindi andiamo a fare l'uovo unico per distruggercelo. Pescare una carta, peschiamo l'uovo unico piano. E
Facciamo farfuglietto e facciamo cucciolo. Anzi, in realtà li faccio tutti, perché tanto se no mi muoiono. In modo da mettere ward e settarmi l'ital per il turno dopo. Allora, lui deve traddare per forza il farfuglietto, perché se no è morto, chiaramente. No, assalto della tempesta, che forse è ancora meglio per lui. Va a subirsi un danno, si spacca quello e... Fusione primordiale, che permette, e gli permette di traddare un altro minion. Soul of the Forest non è di certo quello che vogliamo. Quindi andiamo a fare uovo. Questi sono 5 danni, non sono di certo quello che ci interessa. Andiamo a evocare un 4-4 e 2-2-2. Se avrebbe tipo uno studio, ecco, questo è un grosso problema. Posso toglierglielo con essenzialmente l'Hero Power, eh. Anziché ho vinto in realtà, perché ho Savage Roar. Perfetto ragazzi, non l'avevo notata Savage Roar, poi ovviamente l'ho vista perché ovviamente era una cosa che volevo fare già da prima, ma non mi ero accorto di questa, non mi ricordavo di questa possibilità, ecco. Ed ecco che ci viene offerto un tesoro attivo, qui credo che vogliamo il pendente inquietante perché evoca tre fantasmi 1-1, questa magia poi si potenzia e si mette nel mio mazzo. Presenza incombente non credo ci serva perché comunque modo di pescare ce l'abbiamo con l'uovo runico. Con quello studio. Il veleno necrotico è molto forte, ma credo che per il nostro mazzo il pendente inquietante sia veramente tanta roba. Custode della palude, guardiana Omo. Guardiana Omo è sicuramente una carta inutile, però questo è il miglior pacchetto secondo me. Perché c'è un innervate che può farci comodo. E il 4 mana è comunque un 5-5. Ok, Ramo Grigio è andato al 2-2, quindi non lo tradderà mai. Cioè, aveva il secondo raggio oculare. E all'ital. Quindi abbiamo perso, ma me lo aspettavo, ragazzi. È praticamente impossibile vincere contro Demon Hunter se siete un albero e il livello è ciclaggio. Quindi mettetevi l'anima in pace, non ci provate neanche. Giusto se volete l'esperienza. Come passivo abbiamo Arboscelli Arditi, che è sicuramente uno che ci serve. Perché dopo abbiamo lanciato una magia da natura, evochiamo un Trent. E di magie della natura ce ne abbiamo tante, abbiamo doppia Innervate, abbiamo i rinforzi 30, lo studio sulla natura, che Arbo Scegli Arditi è veramente fortissimo, solo che questi non sono proprio quello che volevo. A questo punto io direi di prendere lo studio di gruppo perché comunque Eclissi Solare può venire utile nel caso che vogliamo chiudere la partita con Savage Roar e lo facciamo 2 volte. Indovina il peso può essere sempre utile per pescare. Pioggia di stelle nel caso ci mette un minion grosso, spendiamo 5 mana per toglierlo e smorchiamo. Quindi studio di gruppo secondo me può essere molto forte in quest'ottica. Ok ragazzi, siamo contro Mage e questo è un problema perché lui ha un sacco di counter per gli aggro. Noi abbiamo ovviamente tesori buoni, però lui ha plasma fuoco e totem della battaglia, quindi lui fa 2 volte grid di battaglia. Attenzione ragazzi, perché questo tesoro è veramente tanto forte. Specialmente il mage che può discoverare veramente tante cose. Questo turno ci possiamo permettere di fare fuoco fatuo in Hero Power. Non trado ovviamente perché non ha senso. E andiamo subito a mettere aggressività. Infligge un danno al servitore e se lo distrugge evoca un dragone di mana. Può infliggere anche danni faccia, però tendenzialmente si sbatte da male, come fatto così. Possiamo fare infestazione adorabile, possiamo fare uovo. In realtà qui mi piace tanto settarmi l'uovo e andare a traddare semplicemente lui, perché il turno dopo ci facciamo Hero Power sopra. L'unico modo in cui lo toglie è missili devolutivi, spero che non ce l'ha. Lui continua nuovamente a pingare, si mette immagine speculare, quindi una magia anti-aggro. Perfetto, possiamo fare farfuglietto, andare a fare farfuglietto qui, infestazione qui. Innervate la facciamo sicuramente. Andiamo quindi a traddare lui e a fare Hero Power per evocare un 4-4 e un 2-2. Non evochiamo il secondo 2-2, ma comunque questa board è molto molto solida. Ha tante cose per contestarla, perché un mage avrà sicuramente con Bastion, avrà
stella folgorante. Qui devi tradare il 2-2, carissimo, perché ha sbagliato. Ok. Qui abbiamo top deccato rano grigio. Io, ragazzi, direi sinceramente parlando di andare scioltezza a fare Savage Roar e vedere quanti danni abbiamo. Ovviamente con raddo, con questo ne abbiamo 6, 7, 9, 11 più 8, 19. Direi che sono tanti danni. Si può aspettare e traddare. Qui vado sotto a Blizzard, però il coin ce l'avevo io, quindi questo trade lo posso fare. Posso andare face con questo, moltiplicarlo. Due mana. E direi che questa board è fine. Ok, lui fa due missili evolutivi, che è sicuramente molto forte. E la Want If. Dovremmo avere Lethal, perché siamo 4, 6, 8, 10, 11, più 10, 21, 23. Non abbiamo ancora Lethal. Non abbiamo ancora Lethal, però secondo me qui si fa. Però prima peschiamo, ovviamente. Vabbè, sarà di costo superiore, perché c'è più probabilità. Ok, perfetto. Credo che comunque qui Savage Roar si fa assolutamente sempre. Vediamo se ho contato male o l'ho contato bene. No, siamo 4 off, esattamente. Quindi io direi che comunque questi danni si smorcano sempre, a prescindere. Lui ha trovato un segreto che probabilmente sarà barriera di ghiaccio. Lui va a fare il trade, va a fare probabilmente il ping, esattamente. Sentinelle che non sono quello che cerchiamo. Allora io direi di semplicemente di settare ramo grigio, anzi, prima voglio testare Counterspell. Non è Counterspell? Ok, era barriera di ghiaccio, quindi la mia supposizione era corretta. Andiamo a fare Hero Power sulla nostra 1-1. Andiamo a fare anche il cucciolo. Lui ovviamente ha solo Blizzard, solo Tormenta. Potere della natura, studi che potrebbe darci qualcosa. E lui fa ovviamente la porta, che è leggermente sbagliata. Perfetto, direi che abbiamo perso, però ci proviamo lo stesso. Noi facciamo tartarughe e rimettiamo ancora una buona dose di board. Facciamo ramo grigio perché è solido. Lui potrebbe avere missili dell'involuzione, potrebbe avere polymorph, potrebbe avere... ok, questo va bene, suppongo. Fa fireball lì e trada value trade lì. E noi toppettiamo potere della natura che ci permette di vincere. Perfetto. Ok, un po' di culo, però ce lo meritavamo, perché comunque lui non ha fatto letteralmente nulla se non aspettare la sua OE. Poteva vincere in altro modo. E noi troviamo un tesoro, cliente più torvo, bastone delle scaglie. Cliente più torvo in realtà non è malissimo, perché abbiamo lo zaino. Questo serve più che altro per traddare. La lama non credo sia utile. Cliente più torvo secondo me alla fine può andare bene per il nostro mazzo. Qui abbiamo uovo di Nerobiano, uovo di serpente, terra o malacarne. Io direi di andare a prendere proprio questo pacchetto, perché comunque ci servono delle robe solide per poter andare a evocare board. Rimettiamo un'altra volta board. Board poco solida, perché le nostre carte non riescono. Abbiamo i top deck buoni, intuito del guardiano. Lui ha Lich King di top deck, quindi direi che abbiamo perso. Perfetto, abbiamo perso, ragazzi. Non abbiamo pescato niente di buono, mentre lui ha pescato tutto. E quando va così potete solo bestemmiare e andare alla prossima, ragazzi. Scegliamo un tesoro. Pendente inquietante è sicuramente molto buono. Asso non lo vedo tanto forte. Direi più pendente inquietante per riempire board. E qui studio di gruppo è sicuramente molto forte. Anche questo, però il signore delle cripte fa veramente schifo. Mentre questo può essere molto meglio, con guida che ci può dare qualcosa di forte. È anche vero che se non iniziamo a fare danni faccia non vinciamo più. Presidio che lancia una magia non dovrebbe essere un problema. Lui evoca un 3-3.
Che va bene. E perde. Ok, abbiamo vinto, ragazzi. Abbiamo vinto. Alla fine siamo stati molto più caparbi. Vedete che a volte funziona trattare per avere più roba in board. Qua abbiamo potere del cristallo, custode della palude. Direi che studio di gruppo comunque, anche se c'è il felino, è molto forte. E andiamo a fare, credo, l'ultima partita, se perdiamo, comunque l'ultima partita per me, perché poi devo staccare, andare a pranzo, vedete l'ora. E veleno necrotico è ok. E execute, ci sta, si svuota la mano. Però noi possiamo ripartire. Possiamo andare a fare... ah no, ok, abbiamo già vinto, perfetto. E allora la prossima partita, ragazzi, di questa run per voi sarà un taglionetto, per me passerà circa un 40 minuti. Nel frattempo abbiamo fatto una missione settimanale, quindi GG. E vediamo un attimo il tesoro. Cappella Cylinder sicuramente molto forte, perché dà più 2 più 2 al nostro pezzo e si moltiplica. Comunque Cenarius è molto forte lo stesso. Perfetto, ragazzi, siamo contro prete, quindi direi che possiamo chiudere il video. Vabbè, ci provo, ma è ovviamente quasi impossibile, specialmente se lui ha il coin come in questo caso, riuscire a vincere. Lui ha l'elisir della mutazione e orca troia. È tutta questione di culo, ragazzi, qui. Tutta questione di culo. Abbiamo ragno infestato e possiamo giocarlo il turno dopo, ma comunque non migliora la cosa. Questo non fa niente, perfetto. Oracolo di cristallo si evolve in Nat Beagle, quindi ottimo. Andiamo a droppare il ragno infestato, non trad, perché tanto lui se lo può curare, robe, non serve non serve fare un danno qua, non serve assolutamente. Coin into maestro spade ferito, che si evolve in Baron Rivender. Attenzione. Attenzione. Vabbè, andiamo a fare il pendente inquietante. Pesca una carta, lui. Condanna. Piaga divoratrice, che è letteralmente board clear. E gli dà un 5-5 con provocazione. Bene, grande gioco. Te sì che sei forte. Perfetto, andiamo a fare più uno più uno. Continua a pescare carte dal Nat Beagle. Deadly Shot, perfetto, ragazzi. Ottimo. Me ne rimangono 8 di pergamene. Shadow World Pain. Tradda. E si evolve in un 8-2. Senza senso. Bene. Andiamo a fare lo power. E a sto punto peschiamo, perché tanto, voglio dire. Costo superiore. Ovviamente pescherò una cosa a 0. E invece problema infestato. Attenzione. Ma non è la versione che abbiamo visto. Quindi c'è un'altra versione. Ok, questa non l'avevo capita. Ok. Perfetto, meno male si è voluto lui, guarda, ragazzi, meno male, meno male. Andiamo a fare questo. Sono tornata. E andiamo a fare rigorosamente, ricarichiamoci i cristalli per fare uno più uno a tutti. Abbiamo questo, sperando che lo dia al 6-6, perfetto. Perché sennò poteva attaccare anche Nat Beagle e non era troppo una cosa buona. Qui lui trada. E trova Istiria. Vai sul suo 6-3, per favore. No, ovviamente. E di top deck un taunt, come se non bastasse. Perfetto, spero che si evolva. Ovviamente si è... ovviamente si evolve quello che non voglio che si evolva. Andiamo a fare guida, vediamo cosa ci viene. Ci viene Vrat, che in realtà non è male. Non è affatto male, perché ci evoca un 2-2. E direi di andare a fare Hero Power.
e più 2 salute e provocazione a lui, per permetterci di traddare questo e andare face con il resto. E lui fa la parola d'ombra vuoto, che è sicuramente forte, ma che poteva andare sicuramente peggio. Fa il value trade e Shadow Madness per traddarne un secondo, anzi due. Direi che abbiamo leggermente perso. A meno che non becchiamo ovviamente Starfall, direi che questa partita è finita. E ovviamente non l'ho beccato, quindi direi che facciamo Elissi, 4 totem con assalto, ma e tra l'altro ho anche misplayato, perché non funziona. Andiamo a fare questo, pergamena che ci fa raggio oculare, meno male che si è distrutto il suo. Sarebbe stata un'altra rimozione, ragazzi, quindi pensate un po' quante rimozioni di prete. Condanna di top deck, condanna discoverata dalla lettura della mano. Credo che comunque questa sarà l'ultima partita di questo video, perché perderemo sicuramente 100%. Adunata, che evoca giustamente il taunt, che per fortuna lo evolve. Il potenziamento corteccia, che attenzione, perché io faccio posto per evocare 2-30 in più. Qui dice il suo eroe è immune nel suo turno. Io sinceramente vado comunque tutto faccia, perché devo settare l'Ital, e questo è l'unico modo per farlo. Lui fa cerimonia di laurea che gli tira fuori un 12-12 con taunt e scudo divino. Bene! Grande gioco! Ottimo! Questa è esattamente la cosa che ci fa perdere. Ma guarda un po', non l'avrei mai detto. Casualmente ha avuto culo il ragazzo. Casualmente. Si cura con Alexstrasza. E va rigorosamente faccia, perché ha senso. Invece è stupido perché tarda. Da una parte... Aspetta, ho Lethal! Andata di culo, ho vinto il 33%, grazie gioco. Ok, non era l'ultima partita, pensavo... Mi ero dimenticato dell'Elisir, mi è andata un po' di culo, però. Diciamo che ha avuto un po' di culo anche lui, se permetto, perché... fare tutte queste AOE non è dotato. Qua recluta di Darnassus, nutrizione... Direi basta per favore. Prima il 3-10 perché è più solido. E lui ha finito la quest, quindi credo che... Abbiamo perso. Luminare arcano. Luminare arcano e la questa gli costa 1. La ricompensa. Lui il turno dopo ha esattamente 21 danni. 24 con il potere eroe, ragazzi. Esattamente. E ha missato l'Ital. Bene che non ha Fireball. Ok, perfetto. Non ha missato l'Ital per un cazzo. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto su una run di duelli. Non ci è andata benissimo nell'ultimo game, ma lo sapevo e me lo immaginavo. Quando incontrate da aggro, quindi druido che sia, o pala che sia, o hunter che sia, se o anche murloc shaman, insomma, dipende. Se incontrate mage, o prete, o warrior control, è 99% autoloss. È una cosa da ricordare, perché in duelli è una legge fissa. Purtroppo c'è chi vince e chi è sfigato. Chi è sfigato perde. Io sono sfigato, quindi di conseguenza non ho vinto. Bene ragazzi, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, ci vediamo al prossimo episodio, lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi. Ciao a tutti!